Il dato è veramente impressionante, se si pensa che negli ultimi 10 anni si sono persi circa 150 persone in tutta la provincia e il dato purtroppo non vede un'inversione di tendenza, anzi. Se guardiamo al futuro, infatti, i numeri potrebbero essere ancora più allarmanti. Tra 5 anni il rapporto tra corpo di polizia e cittadini rischia di essere di un agente ogni 3.000 abitanti, una parabola discendente pericolosa che già oggi punta dritto all'emergenza. Faccio un esempio, la sezione polizia stradale, che dovrebbe avere circa 50 persone, sono 28 persone. Una geografia, quella dell'emergenza personale, che tocca diversi punti. Se ci spostiamo nell'ufficio immigrazione, ad esempio tra poliziotti e interinali, sale a 10 il numero di personale non riconfermato. Calcolatrice alla mano, quindi, nella Marca si registra ogni anno un calo di circa 20 agenti in tutto il comparto. Oltre alla difficoltà oggettiva di assumere il personale che servirebbe anche con assunzioni straordinarie che non si hanno intenzione di effettuare al momento, non c'è neanche la capienza materiale per poterlo svolgere, oltre al fatto che ovviamente se non c'è personale mancano gli istruttori. Quindi è una catena sta portando al collasso tutto il comparto. Comparto a rischio collasso in tutta Italia. Questa mattina in 100 città la protesta dei poliziotti SILP-CGIL, scesi in piazza e davanti alle prefetture per chiedere nuove assunzioni oltre che un ritocco allo stipendio. Mobilitazione a cui il corpo di polizia di Treviso ha partecipato solo da lontano, proprio per mancanza di personale. Noi non siamo stati presenti davanti alla prefettura per senso di responsabilità, in quanto è stato difficile scegliere se mettere il personale in permesso sindacale o farlo lavorare, perché come dicevamo prima le criticità sono molte e il personale non si è sentito di assentarsi in questo momento.